Nel corso della settimana, circa 240 atleti dai 18 ai 60 anni sono arrivati a Caltanissetta per partecipare alla prima prova di Coppa Sicilia, un importante appuntamento per gli appassionati del biliardo sportivo. La manifestazione si è svolta per la prima volta nel capoluogo nisseno, mentre la prossima tappa si giocherà a Cerda a fine ottobre. Ogni giorno circa 40 atleti si sono sfidati nella specialità all'italiana e goriziana per arrivare alla finale di domenica 9 ottobre. Un evento che ha registrato la presenza di grandi nomi del mondo del biliardo siciliano e non solo, e che ha visto trionfare Giuseppe Vinci, seguito da Luca Aprile, per la categoria primo, secondo e terzo, mentre per le eccellenze la vittoria va a Davide Sgroi, secondo Daniele Montereali. Allora, ai giovani questo sport piace moltissimo, anche se soprattutto giocano, diciamo, a 15 palle, almeno a Caltanissetta, però molti si sono avvicinati anche al gioco dell'italiana, come viene chiamato in gergo, cioè il gioco con i birilli. Giovani che giocano ce n'è tanti, soprattutto sia a Caltanissetta che in tutta la Sicilia. Questo torneo praticamente è la prima prova della Coppa Sicilia di biliardo sportivo, che abbiamo organizzato noi per la prima volta. Ci sono stati all'incirca 240 iscritti, tra cui le migliori stack della Sicilia. Qualche nome tipo Daniele Montereali, Gaetano Romeo, che è l'unico professionista in Sicilia, Nicola Sgroi, Davide Rizzo, eccetera. La Coppa Sicilia intanto è una manifestazione sportiva che si svolge da tantissimi anni ed è una delle manifestazioni più importanti d'Italia e comunque in Sicilia è la più importante, è la prima manifestazione. A questa gara appunto partecipano atleti che provengono da ogni provincia della regione e niente, chiaramente giocano per un trofeo, per un montepremi relativo alla gara specifica e poi comunque alla fine per un risultato finale che garantirà ai primi posti di partecipare alle finali nazionali che si svolgono quest'anno, sono state fatte a Nova Gorica e quindi sempre un prestigio per chi partecipa a queste finali perché può diventare campione italiano.